Chicco Paterno, una sera stata dalle mille emozioni, contava vincere, la Vinoce è riuscito con un grandissimo secondo tempo. Partiamo proprio dalle sensazioni, Chicco, una qualificazione voluta nella ripresa, una bolgia il Partenio. Sì, diciamo l'hanno vinta i tifosi, l'ha vinta Avellino, perché ci hanno dato una spinta incredibile. Cioè, stare in campo ogni volta che attaccavamo davamo sempre il massimo, perché questa gente merita, e oggi ci ha dimostrato quanto ci tiene e quanto questo Avellino può fare bene questo finale. Hai detto il direttore Perinetti, bisognerà rompere il ghiaccio perché c'erano le tre settimane di inattività, forse questa è un po' la difficoltà della partita di Catania, però siete stati molto bravi a saperla ribaltare. Ma sì, non abbiamo avuto un grandissimo approccio a Catania, però noi eravamo fiduciosi già nel ritorno, anche in aereo parlavamo, eravamo convinti che questo turno lo passavamo, perché non potevamo abbandonare una stagione così senza dare il massimo, perché non abbiamo dato il massimo la partita scorsa ed ero convinto che tutti quanti oggi davano l'anima e questi sono i risultati. Una domanda che farò anche agli altri tesserati dell'Avellino: può essere una scintilla questa vittoria così in rimonta? Ma sì, sicuramente ci dà una spinta e ci dà grande entusiasmo per affrontare fra tre giorni il Vicenza, però ad oggi pensiamo, diciamo, che abbiamo superato questo turno e siamo contenti di questo e possiamo andare a dormire sereni stasera. Ci saranno difensori tosti, Vicenza? Va bene, sì, sicuramente una squadra che affrontiamo secondo me è la più forte della C, però sicuramente ci faremo trovare pronti. Chicco, cogliamo l'occasione per darti un riconoscimento, no? Il Contatto Sport Awards, votato, grazie Michelangelo, votato dai tifosi da casa in ogni puntata di Contatto Sport. Beh, ci sei stato, sapevi come funzionava, questo è il riconoscimento, insomma, come migliore in campo. Hai vinto con sei puntate. Ma sono sinceramente emozionato e contento di questo premio, non me lo aspettavo e veramente ringrazio, cioè non so chi ringraziare, perché veramente questa città a me sta dando tantissimo e vorrei lasciare veramente un buon segno. Ci stai riuscendo, ti lascio un attimo a favore, sì, di telecamera e della fotografia, eccoci qua, vado anche io, sì, va benissimo così, ci possiamo concedere tutto stasera visto che è andata bene. Complimenti, Chicco. Grazie a tutti e grazie Forza a voi. Grazie mille, Chicco Paterno.